Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui su Magic Duels Origins. Continuiamo la campagna di Jace Belen sperando che questa nuova battaglia non sia così tosta come le altre. Ci infiltriamo quindi, appunto, come ho letto nello scorso episodio, nelle truppe, nel campamento dei nemici, dei ribelli, insomma, ecco. Quelli che teoricamente dovrebbero stare dalla parte della legge per capire effettivamente quali sono i loro piani. Soldati del nucleo... Vabbè. Soldati del nucleo... Allora, sì, proviamoci. Non so assolutamente che tipo di mazzo possano avere. La strategia dello scorso episodio dovrebbe funzionare molto bene, ma non abbiamo ancora al momento la tutela della Sfinge, quindi per ora ci accontentiamo di quello che c'è. Abbiamo tanto mana e questa è una buona cosa. Papero. Gioca allora un mazzo a bianco, probabilmente. Invertire il flusso non ha alcun senso ora come ora. Di conseguenza aspettiamo, sperando di pescare al più presto possibile la tutela della Sfinge, in modo da essere tutelati. No vabbè, a parte quello, non gioca neanche niente questo giro e a noi piace, ma continuiamo a pescare solo terre, vabbè. Giochiamo fantasma cieco, che non male non fa, e non possiamo attaccare, quindi passeremo il turno a lui e vediamo che cosa farà. Gioca un altro... ho paura che abbia delle creature mostruose. Fantasma di Jace. Questa è una carta che non avevamo prima. Ah, prende +4/+4 fin tanto che un avversario ha 10 o più carte nel suo cimitero. Quindi ci serve assolutamente la tutela della Sfinge, che ora non abbiamo. Però possiamo giocare un drago fantasma, che non è niente male, e attaccare con il fantasma cieco. Credo che avrà delle creature con volare, per il fatto che i mazzi bianchi solitamente sono molto incentrati sul volare. E Clemenza dell'Angelo. Guadagni 7 punti vita. Ok. Beh, ok fino a un certo punto, però è sempre meglio di altra roba brutta. Se per caso ci venisse questa carissima tutela della Sfinge, ora... No, ci viene una bellissima isola. Non lo voglio giocare il fantasma di Jace, fintanto che non ha 10 carte nel cimitero. Ma piuttosto lo attacco con entrambi e gli tolgo quei 7 punti vita che aveva prima. E no, non lo gioco il fantasma di Jace, non ora. È troppo debole, rischierei di bruciarlo. Guadagna altri 7 punti vita. Vabbè, ma non è grave, te li tolgo il turno dopo. Ah, forse non ho più la tutela della Sfinge. Forse è per quello che non mi esce. È cambiato il mazzo, potrebbe non esserci più la tutela della Sfinge. Capitano della guardia. Questa creatura attacca senza tappare. Ok, questa dovrebbe essere da seccare se attacca, perché... dà un buff a tutti gli altri soldati. Di conseguenza, allora, Nembo delle Isole. Ottimo, allora, prima giochiamo un'isola e poi giochiamo il Nembo delle Isole. E non è per niente male. Non possiamo poi giocare a invertire il flusso, però... non importa. Allora, attacca... No, non attaccherei. Resterei sulla difensiva e vedrei che cosa mi combina. Fin tanto che non perde un po' di soldati, questo è un casino. Tra l'altro, quanto ho dovuto pagare per giocare? 6. Un altro soldato, non buono. E ha danno improvviso, attacco improvviso. Soldati, tutti soldati, un fracco di soldati. Non abbiamo qualche magia comoda per counterare? No.
A parte invertire il flusso, che può permettermi di ricevere praticamente niente di danno. No, salto l'attacco io. No, Fantasma di Chase vorrei giocarlo quando posso permettermi di non perderlo subito, quando è un 5-5, non quando è un 1-1. E non attacca, continua a non attaccare. Non mi piace questa situazione. No, ce l'ho la tutela della Sfinge. Ottimo. Ce l'ho, ma perché non mi è uscita prima? Cribbio. Ah no, l'isola devo anche giocare. Però non ho abbastanza per usare l'abilità e non voglio usare invertire il flusso perché lo userò quando toccherà a lui. Mi dice di giocare il fantasma, non lo gioco il fantasma. Intanto che non ha 10 carte nel cimitero. Attacca? Non attacca, strano. Ho un fantasma cieco da giocare e lo gioco con piacere. Forse vuole giocare un altro di questi. Se giocasse un altro capitano della guardia sarebbe un po' un caos, eh? Posso permettermi di togliere qualcosa per attaccare? Tipo il drago fantasma. Ma prima che il drago fantasma mi serve contro quelli tosti, eh? 3-3... No, non mi conviene attaccare. Non preferirei non attaccare. Qui è certo che... Se per caso lui si beccasse un altro di questi sarebbe un guaio molto grave. Ma bisogna anche un po' capire che tipo di mazzo ha l'avversario, bisogna sapersi prendere dei rischi anche. Talvolta. Non attacca. Continua a non attaccare. Molto strano. Scarto questo e gli faccio scartare da 2 a più carte, solo 2 naturalmente. Tra poco potrebbe essere interessante giocare il fantasma di Jace, ma non lo voglio giocare ora. Eccala. Eccola, ora inizia a essere molto critica la situazione. E non attacca ancora. Ma io dubito di riuscire a fargli finire le carte prima che lui mi secchi con tutta quella roba che ha. Allora, gioco un'isola, gioco il fantasma di Jace. Gioco il guerriero fantasma. E a questo punto posso giocare ancora la tutela della Sfinge. Ma me la gioco e resto senza questo? No, preferisco non rischiare. Tenermi invertire il flusso. Salto l'attacco. Perché se lui mi attacca ho bisogno di tenermi invertire il flusso per limitare i danni. E mo attacca. No. Non attacca. No, gioco prima questa, prima di giocare l'isola. Scarto un'isola, sì. Gioco l'isola e non gioco ancora invertire il flusso. Salta l'attacco. Continua. Avessi un'altra tutela, avessi un'altra tutela, porca di una miseria.
Quello ha attacco improvviso, quindi vuol dire che mi fa danno prima. Però se io difendo con questo... perderlo. Ali mi consiglia di difendere con il fantasma di Jace. Boh. Ah. Cribbio. Perché più uno fino alla fine del turno vuol dire 5-5. No, vabbè. Glielo lascio fare. Glielo lascio fare perché è uno scambio che posso ancora accettare. Sapevo che c'era un motivo per cui l'aveva fatto, perché... Allora, il drago, poi l'abilità da usare. Cribbio, così non ho più invertire il flusso. Ora mi secca. Senza invertire il flusso sono fregato. Non ho fatto i calcoli. No, dovrei comunque poter difendere a sufficienza. Attacca o no? Attacca o no? Attacca o no? Posso sacrificare un altro drago? Vai. Invertire il flusso non posso neanche usarlo sto giro. La maga azzurra, sì. Sì. La maga azzurra, sì. E ora usiamo l'abilità della maga azzurra. 4. L'isola, ottimo, così ho anche l'invertire il flusso. Ottimo. Attacca o no? Attacca o no? Non attaccare, non attaccare. Non ha attaccato, adesso con la maga azzurra potremmo concludere molto più in fretta. È sul filo del rasoio. Due. Due. È andata. È andata. No, io vado di maga azzurra. Ha finito il mazzo. Boh, ora posso giocare quello che voglio in pratica. Gli faccio tornare in mano quel capitano della guardia. Ora non ho più mana, ma lui ha perso. Ottimo! Ottimo, per fortuna la strategia dell'altra partita ha funzionato anche qui. E siamo riusciti a sconfiggere senza troppi problemi di questi capitani. Ti occupi delle guardie e trovi il generale in visita presso l'accampamento. Ti insidui nella sua mente e scopri piani di battaglia dettagliati.
Ma poi ti spingi oltre, leggi i suoi ricordi e vedi un incontro con un oscuro informatore, un informatore dal volto familiare, il tuo. Io vi ringrazio per la visione, allora vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.